È un impegno che abbiamo assunto tutte le istituzioni, le parti sociali, ricostruire in sicurezza, ricostruire nella legalità, evitare a questo territorio, ai cittadini, alla comunità isolana di subire effetti negativi di eventuali tentativi di infiltrazione. Ecco, si tratta adesso di fare in modo che questo protocollo venga concretamente attuato per praticare quell'attività di prevenzione che è ciò a cui tende il protocollo. È necessario accelerare, su questo non ci sono dubbi. Finalmente, dopo mesi di attività finalizzata a far convergere le istituzioni, siamo alla vigilia di una appunto convergenza. Emanerò a breve un provvedimento importante che dà il via a una serie di attività ricostruttive, soprattutto di ricostruzione privata. L'autorità di bacino si accinge a concludere il lavoro entro maggio, la regione si accinge a concludere il lavoro entro giugno. Ci muniremo di un cronoprogramma perché ai cittadini bisogna dare delle certezze.